Prima giornata di campionato in Serie D, girone D, che vede a Neri la partitissima tra due candidate alla vittoria finale. Il Rimini da una parte, il neo tecnico Marco Gaburro è di una rosa rinnovata completamente. E il Prato in panchina, Luigi Pagliuca, che ha preso il posto rispetto alla precedente stagione di Aldo Filicano. Si gioca di fronte a una cornice di pubblico importante, circa una trentina di tifosi provenienti da Prato. Arbitra la gara il signor Russini della sezione di Pescara, coadiuvato da Pandolfo e Storgato, entrambi della sezione di Castelfranco Veneto. La gara vede subito una prevalenza di possesso palla del Rimini, che trova la prima conclusione verso la porta grazie all'asse Gabbianelli-Tanasa. Reggiani respinge distinto, ma tutto viene reso vano dalla posizione di offside del numero 4 di casa. Un giro di lancette, l'ex Entel Andreis mette al centro questo pallone, Tomasini cade a terra in area di rigore, ma l'arbitro sorvola. I biancorossi giocano in scioltezza, al 17esimo arriva la prima conclusione di Ferrara, Reggiani risponde presente. Lo stesso attaccante, maglia numero 17, servito da Andreis, prova un'altra conclusione stoppata dal muro difensivo pratese con la collaborazione di Reggiani. Il Rimini sblocca la gara sfruttando il momento dell'attaccante. Tonelli scambia con Gabbianelli, che a sua volta appoggia per Ferrara. Il centravanti penetra in area di rigore venendo toccato dall'ex di turno Lugnan. Per il direttore di gara non ci sono dubbi. Calcio di rigore dal dischetto Tomasini, fredda Reggiani, trovando il primo gol ufficiale di stagione, spiazzando l'estremo ospite. I biancorossi, ma i domi potrebbero arrivare facilmente al raddoppio, ma Andreis preme sull'acceleratore senza però riuscire ad incidere. Ancora l'ex Entella protagonista con una girata in area senza inquadrare il bersaglio. Nel finale di tempo Ferrara da posizione defilata tenta la puntata da calcetto, Reggiani c'è. Ancora Rimini in area avversaria, Tonelli scodella per Andreis, il numero 30 viene anticipato da Tiraperle, che involontariamente serve la corrente Gabbianelli, che calcia in bocca a Reggiani. Squadra riposo sul 1-0, nella ripresa il Rimini parte forte, Tonelli mette al centro un pallone invitante con la difesa del Prato, che libera non senza affanni. Finalmente si vede il Prato, in traversone di Maione per la testa di Soldani non trova fortuna, è solo un lampo perché i biancorossi non finiscono di attaccare, il traversone di Tonelli trova la testa di Tomasini, che viene opportunamente stoppato in corner da Guida. Le proteste del Prato arrivano su questo retropassaggio di Pannelli con Maione che si getta alla disperata, ma Marietta non tocca il numero 11 secondo il giudizio arbitrale. Lo scenario non cambia, Tonelli apre per Andreis, il cui tiro viene facilmente bloccato da Reggiani. Timidi segnali del Prato da calcio piazzato, la punizione di dorso è controllata da Marietta sopra la traversa. Quando il raddoppio sembra cosa fatta, Tonelli spreca così, l'ex Sant'Arcangelo fa tutto bene ma alza la mira. Ma il raddoppio nell'aria. Averi mette al centro il più comodo degli assist, che Tomasini trasforma in oro, 2-0 e via festeggiamenti sotto la curva. Ottimo l'inserimento da parte dell'Itolo albanese, che intanto a qualche minuto serve all'attaccante ex Pineto l'assist del 2-0. Il 3-0 è cosa fatta 6 minuti più tardi, quando Tanasa raccoglie di testa un invito sempre di testa a cura del compagno, con l'ex Point Donuts che non sbaglia, andando a festeggiare anche lui sotto la curva. 3-0 per il Rimini. Il Prato nel finale cerca la via del gol con il neo entrato Ferretti, il pallone si alza sopra la porta difesa da Marietta, più pericoloso invece Maione, che su cross di Lugnan colpisce di testa, con Marietta questa volta che devia in corner. La gara termina qui, il Rimini domina in largo e in lungo, d'applausi la prima davanti al pubblico amico, sicuramente una giornata da incorniciare vista la splendida prestazione. Il Prato non trova varchi e sicuramente se vorrà vincere il campionato dovrà vedersela con questo Rimini.